Sono bloccato. Devo davvero sperare che attacchi, perché lui non sa che ho l'esame di Jace. No! No! Questo è proprio brutto, questo è proprio brutto, non ci voleva. Ah, va a finire che dopo mezz'ora di sofferenze la perdiamo comunque. Cos'è? Un claustrofobia, sì. Claustrofobia mi serve assolutamente per togliermi di mezzo questa. Oh, un 4-2. Non metterei quella perché è davvero pericolosa, non posso permettermi di farla passare. Claustrofobia non mi dà indaga, tra l'altro, no. Niente, si è tornati tanto quanto prima, perché lei lui ne ha giocata un'altra, ma io gliel'ho tappata, bloccata con claustrofobia, e quindi niente. Siamo punto a capo, esattamente. Lui ha pescato la carta che poteva fargli risolvere la situazione, io ho pescato la carta che poteva counterarla, e siamo di nuovo a capo. Il problema è che finirò prima io le carte se continuo di sto passo. Non attaccherà, se non ha attaccato fino ad adesso. Infatti. Un'altra isola, evviva! Cosa me ne faccio di tutte queste isole? Io non lo so. A parte che se continuo a non attaccare, io posso anche usare un esigere le risposte, almeno per l'indaga. Però a parte che con l'indaga rischi poi di finire le carte ancora più in fretta. No, è meglio non esagerare con le carte. Perché se continua di questo passo qua a restare così in stallo... vince chi finisce dopo le carte. Per ora sto perdendo io, se la partita va così. In realtà con 20 carte per rivoluzionare il tutto c'è un grande margine. Però sono comunque tipo boh 20 turni che non succede niente, non lo so. E niente, ha giocato una terra. Quindi non attaccherà. Oh, mai visto una partita più statica di questa? Un altro claustrofobia. E io lo metto su questa. Questo potrebbe non risolvere la situazione ma migliorarla, eh. Perché adesso se io giocassi questi tre, potrei far tornare uno. Aspetta, il discorso era uno torna. I due possono uccidermi il 2. Però se io blocco questo. Blocco questo. Lui ha 3 per difendersi. No, allora, a lui tolgo 4 di danno. Lui lo faccio tornare in mano. E lui lo tappo fino al prossimo turno. Gli resterebbero 2-4 e 1-3. Ok? Il 2-4 andrebbe probabilmente a... Il 2-4 andrebbe probabilmente a counterarmi uno di questi due. E l'altro andrebbe a counterarmi questo. In quel caso lui non avrebbe perso nessuna creatura.
E io gli avrei inflitto 5 e 2 7 danni, che non è poi così efficace come questione, però sarebbero comunque 7 danni, 7 pizze in più. Se difende invece in modo diverso potrebbe cambiare la situazione, ma io diciamo che ci provo. Provo a sbloccare. Andiamo. 2, 4, 5, ok. Torno in mano. Esame di Jace prende. No, aspetta, l'esame di Jace è un istantaneo. Posso anche giocarlo mentre sto attaccando, in base a come difende lui. E gli faccio tappare. Questo 4-2. Abbiamo detto, no? Ora. Continuo e attacco. Con tutto. Poi non ho da difendere, questo è vero. Conferma. Ah, Kaiser. No, continua. Allora lui mi attacca 3-5 qua. E quindi sopravviverebbe. Ah, cerca di seccarmi questo perché mi manda prima questo e poi questo. E qua mi manda il 4-2. Allora io uso esame di Jace su questa. Così se non altro gli ci muore. E abbiamo perso due creature io e una lui. È andata davvero male perché quella carta là mi ha fregato davvero tanto. E adesso lui dovesse attaccarmi e in grado di farmi un sacco di danni. No, in realtà no, perché ha solo questi due, però. Se attacca con questo può tirarmela giù. Scusa un attimo, perché attacca con quello? Io posso ben fermarlo. Ah, aspetta, lui ha un'abilità. Prende più 2 meno 2. No, lo lascio passare perché è più pericoloso se mi uccide il banco di nebbia. Infatti. Scendo 17, ma è meglio che non perdere un'altra carta perché lo porterebbe in netto vantaggio. Però adesso il problema è che l'unica carta forte che avevo l'ho persa. E c'ho un'altra isola, va bene. Però ho 3 indizi, quindi allora scartiamo un indizio. Ho un Geist indesiderato. Quando infligge danno lo trasformo e diventa un 3-3, vero? Sì. Allora, aspetta un attimo, prima di giocarlo voglio usare gli altri indizi. A parte che dovrei avere mana per tutti, ma. Stormgeist. Soppare il numero di carte nella tua mano. E allora. Però ogni qualvolta lo Stormgeist infligge danno da combattimento a un giocatore, peschi una carta, vabbè. No, non mi interessa. E ora come ora in late game non ha molto senso quello. Ho poche carte in mano. Un'altra terra. Gioco il Geist indesiderato. Lo Stormgeist potrei giocarlo comunque. È sempre meglio che niente. Ah, ma non ho più mana, effettivamente. Attaccare o non attaccare? No, non ha senso perché mi ucciderebbe entrambi. No, questo sarebbe un patta e questo qua morirebbe. Insomma, non avrei niente da guadagnarci. Il casino è che lui questo qua ce l'ha ancora in gran forza.
E ci vuole solo un geist stupidozzo qua. Territorio illusorio. Ah, è tipo l'orso. Però io lo gioco comunque. Adesso però se gioco lo Storm Geist è 0-0. Diamolo comunque, dai. Oddio, l'ha ucciso. È vero, che stupido. È stupido. Vabbè. Vabbè, allora, vediamo un attimo. Se dovessi attaccare con tutto sarebbe un gran casino, perché me ne uccide per forza uno. Uno non succede, con uno non succede niente, ma l'altro me lo uccide. E probabilmente andrebbe a uccidermi questo. Andrebbe a fermare questo e quello farebbe due danni, no? Salto. Ho bisogno di una carta di qualche incantesimo. Avessi un altro claustrofobia risolverebbe il tutto. Ho anche un altro disperso. No. Niente, vince lui. Vince lui, io ho bruciato tre carte con gli indizi e non mi sono smosso di niente. Un'altra isola. Ragazzi, questa non è per niente buona. Tra l'altro sta durando una vita infinita sta partita. Un'altra isola! Cosa me ne faccio di tutte queste isole? Sto diventando un arcipelago qui al posto che finire la partita. E tra l'altro speriamo che la webcam abbia registrato correttamente, perché ho paura che abbia iniziato a laggare decisamente a questo punto. Esame di Jason. Una creatura bersaglio prende meno 4 o meno 0. Questa potrebbe essere una buona cosa, nel senso che se io andassi ad attaccare adesso, questo è istantaneo, no? Se io andassi ad attaccare con tutti e tre, lui attaccherà con questo. E però io usando l'esame, sì, vado ad attaccare con tutto. Ci rimetto una creatura per forza tramite questa. Però non è detto. Non è detto, eh. Lui ha una carta in mano, eh. Blocca tar. Ah, non ha attaccato con quello. Ha usato un 2-4 contro questo e un 1-3 contro questo. Vuol dire che non succede nulla. Vuol dire proprio che non succede nulla. Cioè, questo mi uccide l'altro. Devo salvarlo l'orso. Mi spiace. Avrei preferito seccargli il tizio. Invece così non succede nulla. Ho un'indaga, ok, ma. E gli ho fatto 3 danni. Che non è male comunque, ma siamo comunque a 13 punti vita ancora che posso usare l'indizio e vediamo cosa mi viene. Sto finendo le carte. Un'isola. Grazie al Kaiser. Beh, se non altro almeno ho accelerato il fatto che mi uscisse. Non ho dovuto prendere al turno dopo. Se adesso mi attacca col 4-2. Adesso forse mi attacca con tutto. No, non può attaccare con tutto perché sennò al turno dopo lo sfondo. Un altro orso fantasma. Vabbè, meglio che niente. Almeno è una creatura. Sono indeciso se attaccare con tutto o saltare. Se attaccassi con tutto, il discorso è stesso di prima. Mi uccide questo e quello succede niente. No, gli muore quello. Amici di attaccare con questo. Però se lui difende con quello o se difende.
Allora, questo a volare, quindi non può essere bloccato. E visto che è gracilino, direi che lo mando ad attaccare. È gracilino nel senso che se è oggetto di una magia o un incantesimo, o un istantaneo, o un'abilità, muore. Magia o abilità? Muore, e quindi meglio utilizzarlo fin tanto che non ce lo seccano. Poi ho detto lo stesso anche dell'orso, ma non ha ancora usato niente contro l'orso. Anche se l'orso è meno pericoloso comunque che non 3-4, con volare. Visitatrice del manicomio. All'inizio del mantenimento di ogni giocatore, se quel giocatore non ha carte in mano, pesca una carta e perde un punto vita. Aia. Aia, quindi perderò un punto vita io. Si è potenziato quello. Non mi piace. Ah no. Un altro servitore illusorio mi piace. Questo a volare per caso? No. Perché il servitore illusorio potrebbe portarmi effettivamente a sbloccare un po' la situa. Lui ha comunque due carte in mano, eh. Non me l'ha ucciso. Prossimo turno se non ha niente con volare e se io sopravvivo potremmo chiuderla. Potremmo chiuderla, speriamo. Oddio, cos'è questo? Vabbè, pensavo peggio. Ritarda la sua fine, certo. Però non ripristina ancora la sua situazione. Attacca, non attacca, cosa fa? Forse a questo punto l'avrò spezzato in due questo video perché davvero non finisce più e ci metterei 40 anni a caricare una roba del genere. Ha messo un altro mago vampiro, il che inizia a diventare un po'. Ah, si è scartato quella. Gioco un'isola e che non so cosa farmene. E attaccherei con i due tizi qua volanti, con i due servitori illusori. Sono altro almeno per parare un po' di danni ne ho di gente. E 3 e 2, 5 a lui. 3, 2, 5 potrei eventualmente sacrificando bloccare tutto. Ah già, lui non aveva carte in mano e quindi ha perso un punto vita. Almeno se ho capito bene l'abilità che ha giocato prima. Che è questa qua. All'inizio del mantenimento di ogni giocatore, se quel giocatore non ha carte in mano, pesca una carta e perde un punto vita. Ah, mi attacca con quello, con l'1-3. Ma che pro? Una magia non creatura. Probabilmente giocherà una magia. Dice di difendere con tutti e due. Facciamo. E non ha giocato niente. È semplicemente morto. Va meglio così. Così almeno possiamo concludere. Adesso arriva il drago fantasma. Ma porca miseria. Adesso. Ma quasi quasi non lo attacco. Lascio che muoia per il fatto che ha questa. Sì. No, io voglio farlo morire con le sue stesse mani, guarda.
Dato che mi hai fatto soffrire così tanto. Ok, gioca un 3-5. Sempre follia. Questo è un mazzo basato su follia, probabilmente. Guarda quanto si è potenziato! Fortuna che gliel'ho messo sotto chiave, perché altrimenti. Ok, gioco un 3-2. Ma puoi giocare tutto quello che vuoi, adesso io non ho carte, quindi tu perdi un punto vita. Scusate, c'è la gente che si diverte con la moto proprio mentre sto registrando. Mi attacca, molto interessante. Però io posso bloccare con questo. E con questo, vediamo, dovrei riuscire a seccare entrambi. No, questo non ci muore. Ma non dovrebbe morire di grado, no? Che stupidaggine. Non ho carte. LOL. No, sta vittoria era troppo bella per non farla, scusate, ma farlo morire per le sue stesse carte è stato troppo bello. È stato troppo bello. Non credevo che ce l'avrei mai fatta a superarlo. Flotteria, controllate quattro creature con volare. E l'altro è? Vince un duello con al massimo 5 creature nel tuo grimorio. Ah, sì, perché avevo pochissima gente rimasta là ormai. All'interno del maniero, Jace non trova traccia di Sorin, ma scopre gli inquietanti resti della stirpe Markov racchiusi nelle mura di pietra. In seguito a un'indagine più approfondita, individua un indizio fondamentale: i frammenti di un diario contenente annotazioni dei recenti avvenimenti su Innistrad. Che inquietante potreste. Ok. Anche qua ho. Qui voglio sapere come è arrivato là in mezzo, ecco. Però, boh, lo sapremo la prossima volta che cosa succederà. Io vi ringrazio per la visione, vi invito a lasciare un mi piace, a lasciare un commento e iscrivervi se per caso non l'aveste già fatto. Io sono Mazzatessa e ci vediamo nel prossimo video di Magic, come al solito. Ciao a tutti!